Siamo qua in Villa dei Cedri di Valdobbiadene e abbiamo trovato Rudy dal Pozzo qua a passeggiare. Come mai da queste parti? Per due motivi. Il primo è che sono venuto da Francesca perché stiamo completando il secondo libro, atteso un po' da tutti, perché è la prosecuzione del primo. E quindi anche quello sarà pieno di aneddoti, eccetera. Il secondo motivo, quello diciamo importante comunque ugualmente, secondo ma non in ordine di importanza, è che mi voglio godere un po' la mia cittadinanza veneta, che mi è stata conferita circa una settimana fa dal comune di Volpago del Montello, e quindi sto bene in Veneto, come dissi allora. E a questo proposito vorrei ringraziare colei che è stato un po' l'artefice di questa cittadinanza, di questa onorificenza, e soprattutto colei che ha organizzato tutto, non dimenticando veramente nulla di quella che è stata la mia vita trascorsa, che non è fatta solo di gare eccetera, ma anche di altre manifestazioni. Insomma, nella mia vita ho fatto un po' di tutto, e meglio di Francesca credo che non lo conosca nessuno. Quindi Francesca è qui con me, io la ringrazio veramente di cuore per quello che ha fatto, mi ha commosso ed emozionato. Ha fatto un filmato che era la fine del mondo e che quello rimarrà futura testimonianza, e che è veramente un riassunto di tutta la mia vita. È stato apprezzato da tutti, scorrono in questo filmato le varie fasi e quindi anche i vari piloti che hanno corso con me e che erano alla manifestazione, e mi hanno fatto veramente un regalo a essere presenti. Alcuni, uno è venuto da Biello, Ormezzano, l'altro è venuto da Erba, Como, Verini, quindi erano molto lontani. Lucchi è venuto da Vicenza, Mancini da Cesena, quindi erano un po' distribuiti in tutta Italia, però erano presenti, e questo per me è molto significativo. Dimostra che al di là di quello che era il rapporto professionale, l'amicizia comunque è rimasta e anche molto profonda. Grazie a tutti e grazie a Francesca. E tornando al discorso iniziale, siamo nelle fasi conclusive di questo secondo libro, il cui titolo ancora dobbiamo studiarlo, ma sarà un titolo che ricorda il primo, e quindi anche con questo speriamo di fare centro, come abbiamo fatto centro con il primo. È stato apprezzato molto, ce lo richiedono tuttora, adesso lo presentiamo anche alla Fiera di Vicenza a fine mese, e quindi in bocca al lupo per questo nuovo nostro lavoro. Quindi il libro a che punto è? C'è ancora tanto da lavorare, perché per fare un libro di questo genere, oltre alla stesura dei testi, bisogna poi ricercare anche le immagini che siano adeguate al testo. Abbiamo raccontato tanto nel primo libro, c'è ancora molto da raccontare anche nel secondo, però quello che rimane e che non abbiamo ancora raccontato nel primo libro sono gli aneddoti e i racconti, quelli più scottanti, quelli che potrebbero provocare delle denunce e delle querele. Quindi è una continua lotta su cosa scrivere e cosa non scrivere, perché potrebbe essere pericoloso per l'incolumità di Rudy. Diciamo, purtroppo c'è il rischio che vengano rovinate delle famiglie, quindi dobbiamo studiare bene come scrivere, il modo, il tono, e usando magari delle controfigure per quello che è successo. Ok. Aggiungere una cosa, diciamo che in questa decisione su cosa scrivere o cosa soprattutto non scrivere, io sono un po' più coraggioso, io mi butterei un po' di più. Fortunatamente c'è Francesca che è molto riflessiva e mi fa ragionare, allora torno sui miei passi, se no la rovina delle famiglie era già garantita.